Franco e Vale. E state guardando I viaggi dell'Arcaperino. Ci portiamo dalla riserva per andare nella bassa Valle Elvo, partendo da Salussola. Poi andremo a vedere Arro e alla fine San Damiano. Faremo qualche giorno per posto. Mm-hmm. E saremo in mezzo ai alle campi, risaie. Campi di risaie. Mm-hmm. E viva il riso. E viva il riso. Dicono che nasce nell'acqua e muore nel vino. Ah sì? Il comune di Salussola si trova a sud-est della riserva della Bessa ed è attraversato dal torrente Elvo. È un antico insediamento... E anche da Perino. Ci abbiamo, i video lo dimostrano, è stato attraversato da Perino. Salussola o il torrente Elvo? Anche il torrente Elvo, eravamo sul ponte, quindi... Volevo renderlo noto, prego. Beh, ricominci nel campo. No, continua. Salussola è un antico insediamento victimula. In epoca romana è diventato un avamposto strategico e fortificato che è stato utilizzato come riserva d'oro per le estrazioni del torrente Elvo nella vicina riserva della Bessa. Il posto, eh? Un po' desolato. Cosa ci aspettavi? Cioè, siete? No. Sto bevendo, mica vorrei fare il bagno a dicembre. Ma se rimaniamo qua comunque ci dobbiamo spostare un minimo, che siamo in pieno sulla Pozzangherina. Perché è arrivata Tina? Tina, è arrivata la fiocca. Guarda, è arrivata la fiocca. Quanta fiocca. Siamo pronti per partire? Partiamo allora. Il borgo scomparso di Pugliacco era collocato fra l'antica Salussola sul monte e i boschi sacri dei Victimuli che occupavano la regione fra Arro e San Damiano di Carisio. San Damiano è proprio il posto dove andiamo adesso. Nell'arrivare a San Damiano abbiamo incontrato un bel po' di cascinali grandissimi, immensi. Mm-hmm. E poi comunque dalle varie ricerche che abbiamo fatto abbiamo scoperto che in epoche, che questo io non ben ricordo, ma si parla di 500 anni fa quando è arrivato il riso da queste parti. Mm-hmm. E praticamente comunque stavamo parlando di queste cascine così enormi perché all'epoca arrivavano maree e maree di donne per fare le mondine e avevano vitto e alloggio e stavano qua per mesi e mesi e mesi. E nel tempo sono scomparse perché sono arrivati i macchinari a fare il lavoro loro. Sì, solita storia, incentivi statali, macchinari super lussuosi e praticamente 100 milioni di mondine non lavorano più e lo fanno in tre, con tre metitrebbia e quattro trattori super iper. La nostra prima tagina in campeggio con la nuova stufa, con la nuova stufa. Fantastico. Fatta in casa.
passo mi danno sgasata e via tutto. No, no, Vale, non farlo! Sì, sì, adesso ti giuro, mi secco. No, ma cosa hai fatto? Vabbè, ma non è che puoi seccare tutti così, eh. No, solo quelli che si mettono in mezzo alla strada, non in fila indiana. Adesso che la strada è libera, possiamo arrivare ad Arro senza problemi. Yuhu! Secolo, e qui c'era questa signora Giovanna Monduro che è stata accusata di stregoneria. Durante il processo i suoi compaesani hanno testimoniato contro di lei, è stata torturata, ha confessato ovviamente ed è stata condannata e bruciata sul rogo come strega, e tutti i dati relativi al processo e tutto sono tutt'oggi disponibili